una pensione da dirigente attorno ai 3.500. Si sente un pensionato d'oro? Io posso dire va bene, ho guadagnato questa pensione, ma io posso anche dire a voce alta ho sempre pagato i contributi. E adesso Angelo si gode il riposo, ma per tanti altri l'assegno previdenziale è avvolto nella nebbia. In molti paesi d'Europa ai lavoratori arriva una busta arancione con il calcolo della futura pensione. In Italia ancora no. Ma il presidente dell'INPS Boeri ha promesso che presto ci sarà posta anche per i lavoratori italiani. Qualche brutta sorpresa potrà esserci proprio per i titolari di partita IVA, i lavoratori autonomi, quelli iscritti alla gestione separata dell'INPS. In questi casi, soprattutto per chi ha redditi bassi, la busta arancione non potrà che dire che questi signori non arrivano al diritto alla pensione, oppure se ci arrivano, arrivano con importi veramente molto bassi. Già, perché le notizie peggiori arriveranno per molti di quelli che lavorano con le fatidiche 11 cifre, le cosiddette partite IVA, come loro Alessandro, archeologo, e Claudia, che fa formazione per le aziende. Ti sei fatto un conto di quanto avrai di pensione? Ho chiesto di farlo all'INPS e con i dati che non erano del tutto aggiornati risultavano circa 400-500 euro al mese, quindi abbastanza poco direi. Spesso l'INPS mi manda una comunicazione che mi dice calcola la tua pensione futura, io dico meglio di no perché potrebbe essere meno della pensione sociale. Il sistema contributivo purtroppo penalizza proprio le fasce più deboli. Quando si ha un basso reddito la pensione è talmente bassa che è molto simile all'assegno sociale. E qual è il dramma? Il dramma è che se tu stai a casa una vita e non lavori, prendi l'assegno sociale, e se invece lavori una vita ma guadagni poco, alla fine andrai a prendere lo stesso importo dell'assegno sociale, e in questo modo si penalizza chi lavora. Per alzare la pensione bisognerebbe pagare più contributi, ma la contribuzione assieme a tutto il resto pesa e non poco sul compenso. Dall'INPS sono tassata sia per la gestione separata per la previdenza, sia per il 4% per ogni prestazione, poi c'è il 22% dell'IVA e va da sé che meno del 50% mi rimane in tasca. E la contribuzione è anche destinata ad aumentare. È prevista al 27% per il 2015, al 28% per il 2016, al 29% per il 2017. Il problema qual è? Dal 2018 ci sarebbe un 33% da pagare sulla base della legge Fornero 92 del 2012. Quindi tra il 2017 e il 2018 la contribuzione aumenterà di 4 punti? Assolutamente sì. Tutti noi abbiamo aperto la partita IVA pensando che quello sarebbe stato un momento iniziale. Quando dopo 10 anni sei a partita IVA e sai benissimo che il tuo futuro sarà questo, diciamo, il problema te lo cominci a porre.